Allora, torniamo a fare qualche video un po' più leggero, dai, basta con queste robe New World. Facciamo qualche video leggero che mi avete chiesto, un po' anche per rallentare la tensione, visto che tanti sono a casa, tanti mi seguono, facciamo un po' di video un po' più anche, qualche video, alterniamolo con qualche video un po' più leggero. Allora, lo sto venendo fuori bene, devo dire che mi sto allenando abbastanza bene. Allora, iniziamo. Allora, prima di tutto il piteco che mi scrivono sotto, hai la tapparella tirata giù. Ce l'ho tirata giù perché sennò entra la luce, sono in controluce. Non è che io sono qui chiuso in un bunker, ok? Molti mi dicono, Lambre, c'è uno stile molto sovietico della casa. Certo, ma io preferisco avere un passaporto pieno di visti. A me non me ne frega un cazzo di comprare un armadio nuovo, non me ne fotte nulla. Ok. Poi, altra cosa, mi raccomando, perché mi state facendo girare le palle, veramente, anzi farò un video, di iscrivervi al canale. Di iscrivervi al canale, non vi costa niente. Almeno datemi la soddisfazione di entrare nella top 10, diciamo, dei canali News and Politics con più, diciamo, iscritti. Almeno quello lì, visto che non mi compro un iscritto, non me lo sono mai comprato, almeno iscrivetevi a sto canale. Fatemi sto favore. Allora, e seguitemi anche su Instagram, su Lambrinetto Official. Allora, iniziamo con il perno, diciamo, del discorso. È un video che io già feci. Cazzo, quando lo feci ero in bello in forma anche lì. Lo feci nel Baden-Württemberg, ok? Questo video. Però lo rifaccio, così siete contenti che lo rifaccio. È come capire se una ci sta. Come capire se una ci sta. E qui viene in aiuto il maestro di vita, il grande Dogui, con la sua famosa mossa del gitano, che lì aveva pienamente ragione Dogui. Allora, voi dovete capire una cosa, che ci sono il corpo umano, ci sono dei segnali che praticamente, cioè tu non puoi nascondere, non puoi nascondere. Cioè, che cosa succede? Se una persona non ti piace, tu hai comunque il tuo, tu puoi anche fingere, tu puoi anche fingere. Ma il corpo non finge perché c'ha come una reazione spontanea, qualcosa del genere, che è difficile da spiegare, è una questione di chimica. Quindi, se tu devi capire se una ci sta, devi cercare subito, appena la vedi, anche la prima volta, con una scusa, certo che se poi sei timido, non c'hai la smecheria, eccetera, eccetera, allora lì la situazione diventa drammatica, diventa. Quindi, lo ripeto, devi essere sempre, non conta nella vita gli sghei, conta la smecheria, conta un attimino essere un po', avere un po' di argento vivo dentro. Quindi, se tu devi capire se tu con quella puoi fare qualcosa, puoi arrivare alla meta. Ok? Devi cercare subito con questa persona di entrare in contatto, devi fare la famosa mossa del gitano. Ok? Spiegata anche dal Doggy. Allora, devi riuscire a mettere una mano di dietro, cioè con una scusa la tocchi praticamente. Se tu mentre la tocchi, questa senti un irrigidimento, si irrigidisce. Cioè, è il corpo che praticamente manda questo segnale. Cioè, se tu senti dell'astio, dell'irrigidimento, come se tu tocchi fa, come dire, come un po' di fastidio, tu lì non hai nessuna possibilità. Se invece arrivi e non senti, fai la mossa del gitano e non senti questa situazione, cioè senti che non c'è questo scatto, come dire, mi dà fastidio, perché è il corpo umano che lo fa, eh? Cioè proprio anche il corpo non riesce a nascondere, non riesce a nasconderlo. Allora, se tu fai questo, allora vuol dire che lì tu non gli dispiaci. Questo non vuol dire che riesci ad arrivare fino in fondo, ok? Ma se tu a te piace una persona e con questa qui vorresti, ok? E vuoi capire se effettivamente c'è del feeling, c'è delle possibilità, la mossa del gitano è fondamentale. Fondamentale! Ascoltate il maestro di vita Lambre Nedetto, che prende spunto da un altro grandissimo maestro di vita, che era il Doggy.
Ascoltatemi me, scet, ragazzini e gente, o anche non di età, la mossa questa è fondamentale. Fondamentale, fondamentale, fondamentale. Se c'è all'inizio del reggimento, zero. Questo non vuol dire che se c'è l'irrigidimento, vuol dire che forse non arriverai, ma dovrai fare una fatica, ma non una fatica, una fatica, una fatica, che ti dico subito, lascia sta, lascia per, passa un'altra. Cioè, è tempo perso. Voi dovete capire una cosa. Le donne sono così. Se non gli piaci, è inutile che gli rompi i coglioni. Cioè, un famoso video che dicevo, sono innamorato della ragazza di una... Lascia perdere. Lascia perdere. Lascia perdere. Non è il tuo. Non puoi passare la vita a fare il topo di dietro l'angolo della porta ad aspettare, perché forse quando si mollerà... Lascia stare. Vai, trova un'altra, innamorati di un'altra, non lo so. Però, veramente, vi dico... Quindi, se vedete e se riuscite e fate la mossa del gitano e sentite che non c'è, che c'è l'irrigidimento, che non risponde, lasciate perdere, non c'avete possibilità, non c'avete possibilità.